La nuova home page di fatturazione elettronica comprende una serie di report e di grafici relativi ai principali indicatori di performance della tua attività, come fatturato e saldo IVA. Per accedere al pannello di fatturazione elettronica, collegarsi su fatturazioneelettronica.aruba.it. Inserire username e password. Nell'home page è disponibile la nuova dashboard di fatturazione elettronica. I dati mostrati si riferiscono all'anno selezionato. Modificando la selezione in alto è possibile visualizzare i dati di anni diversi da quello corrente. In alto a sinistra sono disponibili tutte le informazioni relative al fatturato della propria azienda per l'anno selezionato. In evidenza sono mostrati i valori totali di fatturato attivo, calcolato in base alle fatture emesse, e di fatturato passivo, calcolato in base alle fatture ricevute. Si può visualizzare il dato aggregato per mese o per trimestre, oltre che scegliere il tipo di grafico, istogramma o grafico a linee. A destra sono disponibili i dati relativi all'IVA a debito e all'IVA a credito. È inoltre sempre possibile visualizzare il saldo IVA. Anche per l'IVA è possibile scegliere il tipo di visualizzazione. In questo caso sarà disponibile anche una visualizzazione in forma tabellare e il periodo di aggregazione, mese o trimestre. Passando con il mouse su un punto dei grafici è possibile visualizzare il valore di dettaglio per quel periodo e nel caso del fatturato la variazione percentuale rispetto al fatturato dei periodi precedenti. Gli utenti che hanno attivato il modulo incassi e pagamenti hanno a disposizione ulteriori report e grafici nella propria home page. Il report relativo agli incassi mostra per ciascun periodo i dati relativi alle rate incassate, non incassate e scadute. È possibile scegliere il tipo di visualizzazione, mensile o trimestrale, e visualizzare il dettaglio di ciascun periodo passando il mouse sopra la corrispondente barra dell'istogramma. Viene mostrato anche il confronto con il mese o trimestre precedente e con il mese o trimestre corrispondente dell'anno precedente. È disponibile anche la visualizzazione rapida delle rate da incassare. Vengono mostrate le rate scadute e cliccando sul tab in scadenza le prossime rate da incassare. Cliccando su una rata è possibile accedere al dettaglio della stessa. Mentre, cliccando Mostra tutte, si viene riportati allo scadenzario delle rate non ancora incassate. In alto a destra è riportata l'indicazione di data e ora dell'ultimo aggiornamento dei dati mostrati nella dashboard. Si può richiedere un aggiornamento cliccando su Aggiorna dati.